Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Chieti, dopo un'attenta e meticolosa attività di indagine, ha segnalato tre persone per le ipotesi di reato di usura ed estorsione. A rivolgersi alle Fiamme Gialle è stata la vittima, che tra l'altro è stata anche accusata di appropriazione indebita e truffa, ma per tutti i dettagli ci colleghiamo con la nostra redazione social. Vedo già Luca Pompei pronto. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a te Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, come dicevi giustamente tu, è stata la stessa vittima dopo 3 anni di inferno a decidere di denunciare il tutto alla Guardia di Finanza. Da un prestito di 35.000 euro la vittima è stata costretta a restituire in 3 anni qualcosa come 360.000 euro con tassi di interesse dall'800 al 1.400%. Per far fronte a questi cosiddetti debiti, l'uomo è stato anche costretto in qualche modo a commettere un reato, cioè ad impossessarsi indebitamente di qualcosa come 150.000 euro circa beni in soldi da una compagnia assicurativa gestita dal fratello, e per questo ovviamente è stato denunciato. Tre persone denunciate, due di Casalbordino, una di Vasto, dalla Guardia di Finanza di Pescara, ovviamente reati pesantissimi, si va dall'usura all'estorsione e ovviamente questo ciclo infernale, come dicevamo noi, si è interrotto proprio grazie al coraggio della vittima, che in qualche modo testimona quanto sia importante denunciare episodi di questo genere. Si possono avere difficoltà economiche, ci si può trovare costretti a ricorrere ai cosiddetti strozzini, ma non bisogna mai comunque avere la paura di denunciare, come ha fatto quest'uomo che, ripetiamo, in 3 anni ha dovuto restituire, a fronte di un prestito di 35.000 euro, ben 360.000 euro. A te la linea, Paolo.